Abbiamo avviato la registrazione per la sessione di Milena. Ciao a tutte e due. Ciao. Ciao. Conto da 5 a 1 e scendiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Chiamiamo Milena e vediamo se viene. Sì. Io la vedo. Allora, è lei e si è arrampicata su un albero e ora è tutta abbraccia quest'albero più o meno a metà del tronco, okay? Anche con le gambe. E per sentire di più il contatto, diciamo proprio la sensazione di diventare tutt'uno con l'albero, è nuda. E quindi proprio il contatto di tutto il corpo della pelle con l'albero. Lo chiamerei un grounding, ma profondo, cioè proprio tornare a essere, ecco, natura. Sì, Ti dà l'autorizzazione, Elena? è come se in eterico lei volesse farlo così per essere ancora più presente e centrata, mi dice. Monica. Mi fa come vedere l'immagine dopo. Si siede con le gambe a penzoloni su un ramo e mi mostra tipo un cuore in cui la parte destra alta è staccata e all'interno, nella parte sinistra, c'è un rammendo di quelli che fai dopo che si è strappato il tessuto. Non una toppa, un rammendo. Un rammendo. E il rammendo che forma? A L, A C, La casuale. classica, hai presente la classica cucitura in diagonale e poi con tutte le barrette orizzontali. Ok. Non a crocetta le barrette, cioè le cuciture. No. Solo in orizzontale. Tipo Ti dà sembra un po' l'isca l'autorizzazione. di pesce, vabbè, più o meno. L'autorizzazione te la dà? Sì, decisamente sì. Vibrazione, Monica. Vabbè, mi dice 17 miliardi, anche perché lei è affezionata a questo numero. Elena? Sì, io l'ho vista un po' più alta, 34 miliardi. Ci sta che è il multiplo, perché... È il doppio, infatti. Perché Infatti. Sì. ci sta, Monica? C'ha 2,17, oh, no, sì, vabbè, solo il numero dico. C'ha 2,17 nella sua vita importanti. Ok. Consapevolezza. No, Scusate. no, ma va bene, va bene, va bene. Consapevolezza, Monica. 158. Ok, se sento un vuol dire che non ti chiedo. PS, ma 47. Vite, vabbè, se è differente di 2 o 3 Due su in giù, chi infatti, se ne importa. esatto. È più bassa, Elena? 45. Vite. 1870. Cervello, ovvero capacità medianiche corrispondenti. 9. Alta, eh? Ok, causa esoterica del fatto, non ve l'aspetterete mai questa domanda, che io ero convinto che Milena avesse i capelli di quel colore e anche di quella fatti così. Convinto, certo, pronto a scommetterci quello che volevo. Da quando mi ha scritto una mail, che voglio dire. Elena. È come se tu l'avessi già conosciuta.
In un'altra vita. Sì, è come se avessi avuto un déjà vu. Sì, in un'altra vita l'idea era uguale. Aveva le stesse sembianze. Come si chiamava in quella vita? Charlotte. Che peraltro le sta benissimo, Ah, come cioè. Eh sì. Monica? E la vedo come una specie di vita parallela, non proprio collocata nel passato, è come collocata in un altro universo. Come Charlotte. Desdemona. Desdemona. E ci sono anche io in quella vita lì? Va bene. Prima sessione di Milena. Entità eteriche, Elena. Allora, questo. Allora, è come se fosse un triangolo. Ok, un triangolo animato, quindi che si muove come se si muovesse su dei carrelli con delle ruote, e in mezzo ha una faccia. È molto, diciamo, la base è molto stretta ed è molto alto come triangolo. Quale universo? Decisamente secondo. Quale funziona? Deformare. Allora, la funzione è quella di provare a dare la forma del secondo universo, cioè impostare la realtà delle persone interferite da queste forme geometriche del secondo universo, secondo il funzionamento del secondo universo. Ecco. Poi? Un serpente. E una mantide. E poi. Come si chiama quell'animale? Non so, non mi ricordo mai. Tipo una donnola, però. Ah, il Più. furetto, la donnola, quello che attacca i serpenti, la mangusta. Sì, forse mangusta. Non è Mangusta tanto non è grande. tanto grande, ma riesce a uccidere il serpente. Quel che ha a E volte. assomiglia. Muso bianco, marrone col muso bianco. Allora, quello è il furetto, eh? Ah, un furetto. L'ermellino, l'ermellino. Ermellino, bravo, ermellino. Ho visto tanti documentari naturalisti da bambino. Che universo? Serpente lo collocherei nel secondo, gli altri due nel primo. Il serpente nel secondo? Sì. Cosa insolita. Sì, mi viene proprio. Sì, infatti non c'entra niente, ma è come se avessero adottato quella Quindi forma lì. è un vestito, Sì. non è un rettile, è No. un essere che invece di presentarsi col solito forma di mostro, Sì. o di scorpione, o di pesce. Anzi, sembra anche un serpente molto docile. Tranquillo e calmo, messo lì così. Ok, Monica, eteriche sempre. Allora, mi ha colpito l'immagine che lei mi ha detto del triangolo, perché mentre tu hai detto entità eteriche, io ho visto Milena che guardava tipo la parete, e dall'altro lato della parete, al di là della parete, compariva, sbucando fuori con la testa, tipo una strega. E proprio nello sbucare fuori dalla parete si crea come un triangolo, no? Lei con le mani che squarcia questa parete un po' manifesto, va proprio a creare la forma di un triangolo dove lei ficca la testa. Secondo Quindi universo, c'è, quindi. sì, c'è Strega, assolutamente. sempre secondo universo. Sì. La cosa particolare anche che aveva detto Elena, io però l'ho vista sotto forma di un altro animale, cioè l'ho visto più sotto forma di rinoceronte, che sembra quasi che
che mi appartenga al primo universo perché mi fa vedere con tanta acqua. Quindi io ho pensato magari un anfibio, però invece capisco che è legato al secondo universo. Quindi sarebbe il serpente Sì, che lei di vede come Elena. serpente, io vedo come rinoceronte, sì. Una vipera cornuta che ha una specie di naso che ricorda il naso del rinoceronte. Può darsi, certo, perché no? Ok, poi l'ermellino. Io la vedo come marmotta, però, non come ermellino. Benissimo. E la mantide? L'amantide più grillo, cavalletta, sì. Io Altro? EDL? ne vedo due, tre. Ok. EDL ormai è come cappuccino con cacao, cannella. Così, una cosa di non tanto conto. Cosa ne pensano di questa mia affermazione? Hai detto 3, 4? Tre, io ne vedo tre. Cosa pensano di questa affermazione? L'EDL è più importante di que tra questi tre. Allora, è come se avesse una specie di brivido. E allo stesso tempo però vuole darti l'impressione che si sta scrollando dalle spalle la tua affermazione. Allora la ricarico, non conti niente. Si arrabbia, si, diciamo, digrigna i denti. Si Elena, gonfia. Tipo pesce palla, oggi è Sì, proprio tipo. National Geographic. O tipo sei i rospi, no? Che fanno così per far vedere la loro. È pronto all'ultima affermazione? È la più cattiva di tutte. La vuole sentire o no? Sa che non può farne a meno, che altro. Certo. Non esisti. E così come ti ho creato, ti distruggo. Io, anima. Aggiungerei, se esisti è solo per mia volontà. Mi serve capire delle cose. E potrei anche essere Milena, eh? Ma Milena, io, Elena e Monica siamo la stessa cosa. Quanta concentrazione di informazione in questi 2 secondi. Fa? Come si chiama? E cosa fa? Elena, vai che scalpiti. Allora, si chiama Emil e ogni volta che, allora, quando tu hai detto come ti ho creato ti distruggo, ho iniziato a fare tipo fuochi d'artificio e poi gli hai detto e se esiste per mia volontà, allora è come se fosse tornato giù. Cioè, quindi seguiva un po', reagiva un po' a ogni parola, continuava poi a rilassarsi e poi tornare, cioè, in allerta. Era proprio divertente perché. Segue proprio L'informazione Sì. e reagisci di conseguenza. Monica? Sì, c'era questo sgonfiarsi e rigonfiarsi. Va bene, Monica, entità mentali. Allora, mi viene caramella mu, mi mostra proprio questa caramella un po' appiccicosa, dolce, accattivante, però allo stesso tempo, sai, collosa. Caffè, cappuccino, qual è il sapore? Caramello, Mello. comunque marrone, sì, in ogni caso. Poi mi viene tipo Smoky Love, amore fumoso. L'altra non capisco, tipo non batto chiodo, una cosa simile. Vediamo i livelli e i significati. Eh?
Allora, la caramella mu è un livello tipo più o meno 3 ed è come appunto se lei risultasse essere golosa e attraente per diversi soggetti. Ok, e quindi allo stesso tempo gli si appiccicano proprio addosso. Okay, e lei ha difficoltà un po' a scollarsi di dosso certe cose, certe situazioni, certe persone. Perché lei è golosa, però allo stesso tempo è, non so come dirti, invischiante, non so, ecco. La caramella ha un sì, un prezzo da pagare, diciamo. Poi mi viene non battere chiodo, me lo viene in realtà come se lei avesse in mano un martello, ma anziché colpire un chiodo, colpisce tipo una vite. E quindi è come se non avesse lo strumento giusto, cioè o lo scorretto è la vite o il martello, comunque non c'è il giusto abbinamento per arrivare a quell'azione che lei desidera. Ok? Quindi non è dotata dei due giusti strumenti per arrivare al fine. E questo più o meno, boh, lo vedo forse a livello 2. Invece questo Smokey Love me lo dà tra il 4 e il 5 e mi fa vedere questo amore fumoso come se di fatto lei non fosse mai riuscita bene a prendere questo amore, no? Come se fosse il fumo. Quindi mi fa vedere un po' come questa entità mentale che le ha anche creato spesso delle situazioni in cui lei avrebbe voluto prendere fra le mani, sentire di concretizzare qualcosa e poi però no, cioè gli sfuggiva via come il fumo. Ma questo anche nella vita familiare, no? Elena. Sì, allora vedevo anch'io le tre entità, 2, 3 e 5. E, Smokey Love io la vedevo come, diciamo, frivolezza, nel senso come se questa entità facesse sì che Milena appaia al mondo in maniera frivola, leggera, no? E quindi non riesce mai a. Definire, a strutturare questi amori, non riesce a. È come se rimanessero, cioè come se lei rimanesse delusa perché vorrebbe fare una cosa più stabile, più profonda, e in realtà l'altra persona la percepisce come frivola, ecco. Questo Smokey Love, questo. Sì. Che livello vedi? 5, sì, vedevo anch'io 5. Poi la 2, sì, questa. Sì, vedo tipo un. Come se ci fosse un foro, un cerchio, ok, col buio, col nero dentro, quindi dove si perde un po', no? Dove non trova. Spersa. Quindi Sì. Sì, un batto chiodo per te potrebbe essere spersa, esatto, bravo. perduta. Sì, esatto, quindi non ha gli strumenti in quel senso lì, esatto. E la 3 che... Caramella mu. Esatto. Sì. È come se invertisse... Come se fossero confuse gli strumenti, no, la sua parte, le sue parti, no? Quindi attivo delle cose per gli altri pensando che per me, in realtà poi mi accorgo che gli altri mi si appiccicano per un loro bisogno. Ok, quindi questa cosa di attirare, avere, essere appiccicosa e in questo senso, quindi poi trovarsi appunto incastrata in situazioni soffocanti forse anche, no? Quindi dove le persone si appiccicano
per loro bisogni e lei non ha spazio, ecco. Approfittiamone, mi si è disattivato il microfono. Approfittiamone per chiamare nel cinema un po' di persone. L'ultimo ex. Monica, dimmi. Sì, No. no, Ah, ok. pensavo che sì. L'ultimo ex, i genitori e la sorella e il marito. O compagno, marito mi sembra, no? Marito. L'ex lo chiamiamo perché insieme anche altri, ma soprattutto lui, si è fatto vivo ultimamente e in special modo dall'implementazione di questa giornata, da quando ha preso la decisione di fare questo percorso, passaggio, avventura, cambiamento. A parte che vedo forse che viene anche qualcheduno che ha a che fare con lei, magari lavorativamente, che è un po' interessato a lei, come se gli facesse un po' il filo, diciamo così. Ci sono due ex, il penultimo e l'ultimo, in effetti. Li stai vedendo entrambi, Monica? Io vedo qualche persona in più, cioè ne vedo abbastanza di uomini. Allora, vedo questi ex. Quindi totali io vedo tre ex, cioè che proprio hanno avuto una storia con lei. Però è come se vedessi anche qualcun altro un po' interessato che fa un po' il moscone, che gira un po' intorno. I genitori? Ma anche la mamma è religiosa? Perché? Sì. Anch'io. Perché è venuta tipo, sai come quando devi, non me ne intendo tanto, ma quando tipo sali sull'altare devi leggere il leggio, no, cos'è che devi leggere? Devi leggere la Bibbia, così, no? Come se lei La si lettura fosse del portata. Salmo. Ecco, bravo, come se fosse pronta quella lettura lì Ma del strano, Salmo. Monica, hai un passato da suora, non capisco perché fai quella finta tonta. Ma a me viene, così faccio anche io un po' un medium, che i genitori ci sono perché devono esserci, ma di fatto non gliene frega niente, però ci sono. Sì, io vedo che l'ex marito si siede. L'ex, non è marito. Non è Non marito, il non è. Ok, marito, l'ex. l'ex. Si siede di fianco ai genitori e alla sorella, quindi in quella fila lì, quasi come se si sentisse ancora parte di quella famiglia, più dalla parte loro che di lei, non so come dire, no? Elena, quindi la causa degli ex è l'entità 3 mentale, caramella mu. Sì, quella, ma anche la 5, nel senso loro sono stati attirati sia da Caramella Mu che dalla 5, questa che L'amore tu. fumoso. Sì, esatto. E quindi poi sono rimasti invischiati, lei è rimasta invischiata, ma in realtà loro pensavano di trovare qualcun altro. Ecco, al posto di Milena, non so come dire, per quello che poi non funzionavano. Monica. Sì, è molto giusta questa analisi, condivido pienamente. Ma non so perché, allora dunque, l'ex compagno, quello che ha in comune la stessa data di nascita, ok? Mi viene tipo con una cannuccia in bocca, un po' come se fosse anche un po' perditempo per certi aspetti, eh? Ok? All'opposto, il marito mi viene con un libro in mano. Come se sì, vuole seguire la sessione della propria moglie, però allo stesso tempo, cioè, è come se avesse il suo sistema culturale di riferimento. Lei l'ha chiesto, è la fiamma, Monica, il marito? Al momento no. Che secondo me È no. una gemella? Sì. Secondo me attualmente terzo barra quarto.
Giusto così per sapere a quanto vibra il marito, se ce lo permette. 2,5. Sì, ma veniva a 6. Quindi c'è un po' di strada da fare, dovrebbero farla insieme. Potenzialmente possono anche andarsene alla sorgente, no? Fiamma a quinto livello e poi ciao ciao a tutti. Questo. E lui è molto cerebrale, però è di suo. È molto mentale. Di consapevolezza come messo? Ma Elena. 80-85. Causa esoterica, Elena, del giorno e del mese uguali tra appunto questo marito e l'ex, ultimo ex. Diciamo che è come se lei avesse tenuto una parte dell'ex che secondo lei, nel senso a livello di esperienza animica, è una parte buona, ok? E c'è una rivisitazione, diciamo, della stessa tipologia rispetto ad altri aspetti. Ok, e quindi è come se la radice creata da quel specifico giorno fosse diciamo la fonte della parte che per Milena può andare bene. Non so, allora, in eterico è come se vedessi che da quella data lì di nascita, ok? Si crea tutta una parte della personalità di queste due persone, ok? Che Milena ritiene opportuna per lei. Quindi è come se, esatto, come se ci fosse un cubo che deriva da questo giorno di nascita. Ed è quello che lei si è riportata di qua. E che significato ha quel giorno e quel mese? In numerologia, se lavorassimo in numerologia, sì. Solidità, Sì, esatto, a me viene, tradimento, no, mi viene spalle larghe. struttura squadrata, quindi solidità. Una cosa che non cade, solida, Esatto, stabile, che è bene a che terra, che è bene piantata a terra. una sorta di dolmen con la base larga, spalle larghe, cioè l'uomo dalle spalle larghe è quello che, insomma, su cui ci si può affidare. Anche come contenitore, no? Come ti contengo, io ti avvolgo. Proteggo. Monica? Sì, contare su mi viene. Dunque, come se allora ci fosse una base buona per lei, e questa base buona lei l'ha riportata nel nuovo rapporto e dice adesso però faccio meglio. Quindi non più quella cosa fumosa, non più quel rapporto fumoso, lo rendo più valido, più concreto, più stabile, più solido, più reale. Però quella base lì le piace, le è familiare, le è congeniale. Ok, Monica, io ti dico questa frase, tu mi dici cosa ti arriva. Ricordati quando eri abitata dalle stelle. Ma allora mi viene il secondo universo, in questa frase, perché mi fa vedere come se fosse la stella capovolta, ok? Mi fa vedere proprio lei che lo recepisce da stella con la punta in alto e le due gambette, le due punte in basso, no? Però in realtà il vero aspetto di questa affermazione è la stella rigirata, quindi con le due punte rivolte verso l'alto. Quindi quella sorta di sogno e comunicazione che conteneva questo sogno proveniva proprio dal secondo universo. Il mio E questo tale. triangolo, in qualche modo, che abbiamo visto all'inizio, io e Elena in maniera diversa così, alla fine sono delle stelle, no?
triangolo, se lo ripeti, viene la stella. Cos'è la stella cometa, archetipicamente parlando, che si disegna normalmente nelle festività natalizie, la festa del sole, e che ultimamente vedo negli addobbi, no? Quando non so, è un addobbo di luce, no? Fatto con un tubo luminoso, la stella proprio la punta verso il basso. La stella cometa ha la stella con la punta verso il basso. E dicevo, guarda che bello, guarda che bravi. Infatti è proprio una stella, no, che va verso la Terra, c'è proprio l'interferenza del secondo universo che vuole arrivare da noi. Esattamente così. E Elena, cosa ti arriva dalla frase? Ricordati quando eri abitata dalle stelle. Sì, anch'io è un tentativo di depistaggio, proprio sull'interferenza del secondo universo. Ci ho visto dietro, diciamo, all'inizio, proprio agli antipodi, un Elohim biondo. Va bene, lei l'ha sventato, quindi non gliene frega assolutamente nulla. Bene, vivere in piani differenti, soprattutto durante il sonno. Sono le due vite che abbiamo visto all'inizio, quelle parallele. È come se lei si, ogni tanto, si accorgesse dell'altra vita. Quella di Charlotte Desdemona e l'altra qual era? No, e poi questa, E insisto. questa? Ok. E perché? Cioè, Charlotte, chiamiamola Charlotte, toh, ha la sua PS? È È la stessa, sì. la stessa? Ok. E dove vive? Principalmente qua, è come se, come posso dire, come se come se la PS si dimenticasse di non mischiare le due vite. Ecco, è come se ogni tanto quando è sull'altra linea temporale, la riporta di qua a livello mnemonico, di memoria, di ricordi. E quindi Milena di qua, la vede. Monica? Mentre Elena parla, mi viene proprio il nome della PS. Che è il cavolfiore? Ma è il cavolfiore, credo che sia quello romanesco. Cavolo romano. Cavolo romano, Quello con quella forma ok, geometrica che stellata, esatto, bella. no? Che sono tutti identici, no? Sono poi, insomma, Le puntine, dei dici? moduli che si ripetono, no? Ok? Quindi mi fa vedere proprio la PS strutturata così. Come è un'unica È un PS, ok? frattale, eh? Il cavolo Esatto, romano è un frattale, infatti. pronto. Esatto. Quindi proprio nel complesso la PS è il frattale massimo, ma i piccoli sono esattamente identici a lei. Quindi il vissuto che ha delle vite parallele, cioè si riassume proprio così in questo concetto di frattale. Quindi l'esperienza che vive la grande PS ogni tanto, che è quella situata qua, ok? Ogni tanto invece fa da spazio ai piccoli frattali, ai ciuffetti, diciamo così, all'interno del cavolfiore, no? Se andiamo ad analizzare con uno zoom, sono uguali al totale e Esatto. poi sono composti a loro volta da piccoli elementi che sono sempre e andiamo avanti così. All'infinito così. Molto bene, bello il concetto di frattale, mi piace. E la Pia come si chiama, Monica? Coriandolo. Coriandolo, sì. Ok. Elena, PSP? Allora, la PS vi viene evoluzione perfetta, è come se ci fosse una linea, ok, che fa dei cerchi e continua a fare dei cerchi che si ripetono in cerchio. No, quindi viene fuori una sfera ed è il movimento della sua PS che crea questa sfera. La La pie? PE, involucro di vetro.
Involucro di vetro. DNA Elena di Milena, DNA eterico. C'è una parte vegetale di albero. Che percentuale? 3,5 mi viene. Che eterica, che cosa le conferisce? Questo suo sentirsi, mi viene proprio da dire, sentirsi a casa, al contatto con gli alberi. Sentirsi lei. Ok, chiamiamo nel cinema tutti gli alberi nell'arco di 50 km intorno a Milena e ce ne sono anche tanti. Li chiamiamo i lì. Cosa arriva? Arriva un'anima, una parte subliminale vegetale. Arriva una parte eterica come normale che sia, o arriva qualcosa di diverso? Arriva, come se arrivasse l'energia degli alberi, un'enorme massa di energia degli alberi, di vibrazione degli alberi, dell'essenza degli alberi. Non arriva la forma dell'albero, arriva questa essenza che vibra. Addirittura vibra, vibrando in quella certa maniera, c'è questo verde smeraldo intenso. È come se fosse no? Un ondulare con questo verde smeraldo intenso ed è proprio l'energia di cui sono composti gli alberi, quelle vibrazioni lì. E ti dirò che la PS di Milena è come se venisse attratta, la riconoscesse una parte, quindi si avvicina a arrivare a contatto proprio con questa vibrazione. Monica? C'è molta affinità, giustamente, tra la PS di Milena e il mondo vegetale. In particolar modo mi fa vedere quasi una sorta di sovrapposizione fra rami di un albero e tutti i suoi gangli neuronali. E allo stesso tempo mi porta un altro albero che potrebbe essere tipo un larice e me lo fa vedere innestato come se fossero i suoi polmoni. Capito tutto il reticolo venoso, arterioso. Sempre Ecco. frattali sono. Sì, esatto. C'è molto questo concetto di frattale presente nella sua PS che riesce a cogliere all'esterno di lei. Vabbè. La sessione da questo invito nel cinema ha preso una piega diversa, non so, energetica. Vedete Milena diversamente, una vibrazione diversa. Sì, Monica, Elena, sì. è come se avesse Sì. aperto un altro vaso, un vaso intendo tipo un vaso conduttore, no? Quindi un tubo, un dotto che era chiuso, che fino a quel momento lì era chiuso. Lo vedo molto rispetto a quanto diceva, quando diceva che sono ricomparsi gli ex. Okay. Quindi lei ha sempre vissuto con questo dotto vaso conduttore chiuso, con la sessione come se avesse aperto quel vaso lì e quindi come se gli ex fossero stati attirati da quella parte che non avevano visto di Milena. Ecco, quindi in generale ha aperto tutta questa parte vibrazionale che è come se la catapultasse. In maniera molto esponenziale verso la sua consapevolezza e si è percepito all'esterno, le persone all'esterno l'hanno percepito. Causa esoterica Elena della stanchezza di Milena. Più riguardo, sì, la vedo più che altro legato al suo lavoro. È come se nel suo lavoro lei tendesse a alzare quasi di peso le persone a un livello di consapevolezza più alto, quasi come se lo sforzo tentasse di farlo lei, più che gli altri.
E quindi vedo proprio E del questo. mal di testa? Sì, dello sforzo. E invece il La mal di testa. stanchezza è dopo. Sì, è dopo, sì. Il mal di testa invece vedo questa switchare da quello che diceva, no? Il mondo più di altre, su altre dimensioni, tipo eterico, invece il mondo più concreto nella Matrix, no? Quindi questa divisione, switchare da una parte all'altra, le crea questo mal di testa. Il dover concentrarsi da una parte all'altra senza, diciamo, metterli assieme, vedo che le provoca questa cosa qua. Monica, della stanchezza, la causa esoterica e del mal di testa. Secondo me è proprio questa sua freno che c'è stato nel non aprire questo canale di comunicazione. Quindi è come se ci fosse stata una sorta di resistenza a viversi completamente per quello che è autenticamente. Quindi è proprio uno sforzo di essere all'interno di alcuni binari e di non concedersi di essere davvero se stessa. Il che le provoca veramente mal di testa. E poi vedo proprio anche questa entità mentale che abbiamo visto come caramella Mu, è come se lei rimanesse incollata a volte allo strato 3D, poi quando si sposta con difficoltà, magari all'altro strato, che è quello più di energie sottili, ha difficoltà, sempre per questa caramella Mu che rimane incollata, a slittare. Okay? Tra un piano e l'altro agevolmente. Rimane sempre, diciamo così, frenata. E Quindi hai dato questo anche la ovviamente è spiegazione a tutto un questa, a lavoro di sforzo, di mal di testa. quella sua, alla percezione di una differenza tra quella che è la sua visione sui piani, dei piani sottili, quindi il suo dialogo con la PS, e quelli che poi sono i risultati nella realtà. C'è una dicotomia, non riesce a Sì. collegare le due dimensioni. C'è Sì, ancora una questa spaccatura. separazione. Sì. Una crepa, che è un po' quella riconducibile, Monica, quella toppa, quello strappo Sì. rattoppato, Sì, toppa no, anche sì, quello certo. strappo, rammendo. Sì, perché ho proprio un rammendo un po' forzato, mal fatto, no? Cioè non c'è una cucitura ben fatta. E si cerca proprio questi due lembi di farli coincidere, però non in maniera buona. Come spesso accade, queste entità mentali sono le regine dell'interferenza, del quadro interferente di una persona. Quando sono nate? Monica. Ma Qual è quella la che è più prima? tenace, che è la 5, questo Smokey Love, da sempre, secondo me. Praticamente dai primi anni di vita. Questa Quando ero sensazione di un vivere infante. vivere in una famiglia non così percepita come sua, anche di vivere in questa coltre fumosa, hai capito? Di vedere anche le altre persone. Allora, in parte lei a volte che si sente avvolta dalla nebbia e in altri momenti invece vede proprio loro annebbiati. Quindi questo È senso brutta comunque questa di cosa, eh? estraneità. Non c'è mai un elemento nitido, si sente estranea alla famiglia, si sentiva nella terra di mezzo coi fidanzati, coi fidanzati, con le storie. Non vederci, no? Non vederci chiaro, c'è il fumo. Sì, forse va bene, forse, no? C'è quel forse che. Elena che scalpita. No, no, dico proprio sì, confermavo. Fotocopi? Questo sì, esatto. Fai le fotocopie. Elena ha iniziato a lavorare da poco qua in ufficio e fa le fotocopie. Scherzo. Ok, e perché le faceva paura l'ipnosi, Elena? Ma sì, erano le interferenze che hanno provato a bloccarla in quel senso, ma. La PS gli ha dato il messaggio ipnosi, lei l'ha colto e loro hanno provato, soprattutto le entità mentali, a cercare di mandarle il pensiero, c'è il pericolo non andare.
E un giorno incappa in una delle nostre e dice: sono a casa. Era per quello che hanno cercato di non farla arrivare Monica. a noi. Sì, sono a casa perché lei a tratti, quando ascolta le sessioni, ha proprio la sensazione di poter unire il suo esistere 3D e invece il suo aspetto più energetico, più sottile, che invece nella sua vita quotidiana sente essere separati, non ben conciliati. Durante le sessioni, mentre ascolta te, invece ha proprio la sensazione di creare questa unione, questa amalgama. Sì, è come se unisse proprio i puntini. Quindi esce il disegno. A proposito di casa, difficoltà a trovarne una da comprare. Un po' di porte sbattute in faccia. Con il marito. Sì, c'è sempre, vedo sempre questa entità mentale di livello 5 che la lascia un po' così nell'incertezza, no? Quindi non vederci bene tutto chiaro così. E quindi è come se mandasse anche, come viene questa cosa, mandasse diciamo l'informazione non ben chiara di quello che vuole, e quindi non arriva nulla perché non c'è nulla di chiaro, no? Molto quasi troppo generico. Anche se lei ha l'idea di come la vorrebbe, ma è come se attraverso questa entità mentale fuori arrivasse una cosa appunto fumosa, anche per quanto riguarda la casa. Monica. Oltre a questa entità mentale partecipa anche l'altra, non battere chiodo, dove mostrava che lei usava il martello per battere una vite. Quindi di fatto, come se non ci fosse una buona accordanza, no? Concordanza tra l'obiettivo che vuole raggiungere e lo strumento che usa per raggiungere l'obiettivo. Ma esiste la casa di Milena? Ah, certo, sì. Sì. Come la vedete? Non dove, come, un dettaglio, come per esempio quella in cui adesso lei si trova, non dico il dettaglio, ma è ovvio e l'avevo commentato, no? È così lampante, quella che la aspetta, che dettaglio ha? Molto vicina agli alberi, secondo me ha degli alberi tipo addirittura in giardino, nel posto dove va. Monica? Bianco, mi dice. Bianco, come se l'elemento bianco fosse poi utile per darle una direzione, un indizio. Monica, causa esoterica di non aver avuto figli. Causa fisica inesistente. Lì però io avevo visto un impianto, e ho visto che quando lei ha avuto quell'intervento Di asportazione dell'utero. completo, alla fine sì, perché ha fatto fibroma più utero, le è stato tolto anche l'impianto, e per quello che lei ha avuto una sensazione di un innesco maggiore di energia, perché non per il fatto di essersi liberata dell'utero, ma per il fatto di essersi liberata dell'impianto. L'impianto era nell'utero. Sì, sì, assolutamente. Perché non farle avere figli? Siamo una fattoria, noi siamo il bestiame della fattoria, dobbiamo fare figli. Un po' come se fosse, perché adesso mi viene il fratello. Allora, quindi è collegato al fratello che non è nato, ok? Come se fosse un modo, non so come spiegarti, rimanere legata a quel pezzo di vita, ok? Come, cioè, è un po' difficile, la non nascita. Della mamma, ripetuta In in lei lei. diventa, si manifesta così. Cioè che proprio non viene generato niente. E Milena perché l'ha deciso? Perché poi stringe, stringe questo, no? Il succo. Perché non riuscendo, so che può sembrare veramente contorto, ma non riuscendo a stabilire un vero legame affettivo ed amore, è come se dovessi stabilire un legame con quello che credi essere il gancio giusto, in questo caso con la madre. E ha pensato che il gancio giusto fosse quello.
Okay? Di questo dolore, e infatti non si parla mai di questo fratellino, no? Lei vorrebbe indagare, sapere, fare domande, e sono tutti molto vaghi. Sono passati tanti anni, se ne potrebbe parlare, invece non se ne parla, no? Come se fosse un dolore antico mai affrontato, ok? E quindi Segreto. sì, e lei si è dovuta agganciare lì per, no? Per carpire la parte più profonda della mamma, un po' Si è bizzarro. presa carico della sofferenza della mamma per alleggerirla un po'. Elena, chiedilo a Milena, lo chiamiamo il fratello? La risolviamo? Lo risolviamo, lo sciogliamo questo La nodo? risposta che mi dice è, ma in realtà è qua, perché io già da prima, mentre esponeva i punti, ho visto proprio diciamo, fratellino morto, ok, e un filo che l'ha seguita per tutta la vita e si allungava fino a agganciarla, ok, proprio legato all'utero, e quindi c'è cioè l'utero a questa parte qua, e quindi lei mi dice è qua, perché Il quel filo lì. filo lo vedi come una venuzza? Ma lo vedo proprio quasi come un filo di sutura, proprio quasi come un filo di Ah. sutura. Chiamiamolo nonna materna. Fratello, voglio capire se il fratello ha una PS perché era un aborto spontaneo. Apparentemente di alcuni mesi, non si sa, tre, più, meno, non si sa. Tutti i parenti di Milena, portale aureo aperto. Tutti eventuali disincarnati che interferiscono con Milena nella sua casa, nel posto in cui è frequente, eccetera, all'appello. Magari nei boschi che ci sono intorno alla sua casa sono state combattute battaglie, ci sono stati dei caduti. Chiediamolo agli alberi che sono lì nel cinema se vogliono dare una voce a qualcuno che vuole approfittare di questo momento. Sì, allora vedo due ragazzi, tra i 30 e i 40 anni, che sono morti dispersi nei boschi lì vicino, e si presentano loro due In questa. totale, quanti parenti di Milena vedi? 268. Monica, stessa domanda. Allora, intanto vedo dei caduti della prima e della seconda guerra mondiale, attratti dal portale aureo. E poi ho visto una cosa un po' particolare, come se questo bimbo non nato volesse, cioè praticamente come se si fosse creato una sorta di quadrato: il bimbo non nato, la madre, Milena e la nonna materna. E mi fa vedere come la nonna materna viene un po' tipo timorata di Dio, no? Tutta così super religiosa, ok? Ed è come se si fosse creato questa specie di scambio, ok, tra la madre e la propria figlia. Quindi adesso sto parlando della madre di Milena e la nonna di Milena, e di come una specie di senso di colpa, di punizione divina, ok? Per cui lei ha perso il figlio. E ovviamente tutto questo si ripercuote su Milena, si fa carico delle conseguenze di questo peccato, non so come, ecco. Ok, la nonna materna vuole prendere una VIC. Allora, aspetta, perché no, dai, questa immagine è un po' buffa, eh? Perché è come se stessero vistando dentro un cofanetto in cui ci sono diversi rosari, medagliette, sai, cose così, e vede se c'è la VIC. C'è? Sbriciolata. Adesso si ricompone. Non so, mi continua a far vedere l'immaginetta di Gesù. Ma la può prendere in mano, la può assumere come ritornare anche indietro, eh? È tutto lì. È un po' strano perché lei vorrebbe farsi fare la comunione con questa, capito?
Cosa ridi? Dai, che se no mi scateno. La prenda in fretta, che se no mi scateno. Prima che sia troppo tardi, inizio a tirare fuori le suore. No, ma se vuole no, può anche non prenderla. Allora, l'ha presa guardando Milena. Ok, perché se invece guardava la figlia, guardava il bambino che non è nato, non la prendeva. L'ha presa ed è come se avesse sciolto questo vincolo, ok, di colpa. Come se avesse trasmesso questa informazione alla propria figlia, facendogli comprendere che non c'è un concetto di colpa rispetto a questo fatto che è accaduto all'aborto. Elena. Sì, prima che prendesse la Vic, è come se Milena facesse il contenimento, quindi prendeva le sembianze di una scatola quasi di contenimento del bambino morto e della nonna, e quindi di questo meccanismo un po' distorto, ok? Quando la nonna ha preso la Vic, Milena è tornata Milena, quindi si è sganciata da questo prendersi carico di questo giro di colpe, di senso di colpa. Il fratellino, allora io lo vedo con la PS, e nel momento in cui la nonna ha preso la Vic si è sganciato il filo da Milena. È come se fosse rinsavito di colpo, quindi già quel pezzo lì l'ha fatto un po' diciamo evolvere un po' di più, anche se non ha ancora preso la Vic, ma è come se si fosse svegliato da un lungo sonno. Ecco, la sensazione è questa. È quasi in automatico, forse perché appunto era nato da, cioè, perché era diciamo solo un feto, quasi come se in automatico la PS si stacca e si toglie da sola, senza necessità di prendere la Vic. Era legata lì dal filo, ecco. Mi viene come da dire che in eterico era come se questo fratellino stazionasse nel grembo di Milena e Infatti, sì. non ci fosse spazio per altri. Perché questa PS, addirittura una PS, ha deciso questa esperienza? Quello che mi fa, allora, quello che ho visto è proprio un'affinità tra la PS di Milena e la PS di questo feto, okay, di questo bimbo non nato. Poi sono andata a vedere un po' più nel dettaglio ed è come se in un'altra vita le due PS, cioè le persone in cui erano questi due PS, fossero promessi di prendersi cura uno dell'altro. E quindi è come se lui avesse ripreso in carico questa promessa in questa vita. Monica. E non è facile, sai, l'esperienza che hanno scelto entrambi, perché è come se avessero scelto che la massima affinità si esprimesse tra una persona viva, Milena, e una persona mai nata. E poi Milena si trova all'interno di un contesto familiare in cui non ci sono affinità. Quindi ha scelto di comprendere come l'affinità animica a volte non è materica. È anche questo che spesso le ha fatto sentire questo scollamento, no? Tra il Infatti. materiale e l'animico, proprio perché lei da un punto di vista materiale non ha, le persone viventi non è riuscita a trovare questa affinità animica e ce l'aveva con questo fratellino mai nato. Va bene. Vuole lasciare un messaggio adesso, il fratellino mai nato? Che si è staccato, no? Con la Sì, Vic. adesso è
Sì, è andato via, cioè si è tolto esattamente dal corpo, quindi Non solo dice niente. PS. Siamo entrambi Siamo liberi. liberi, esatto, Non è possibile. sì, Siamo di che entrambi parole? liberi, avete detto insieme. Sì. E chi è che dice chips? Dopo vi incontrate, fate mignolino, mignolino. Oppure, se foste americani, Flip-flop. clic-clock, esatto. Come si dice? L'osso del pollo. No, ma quella è un'altra cosa, forse. No, flip-flop, sì. Va bene, li salutiamo. La nonna dice qualcosa? È cambiata la nonna? Beh, la vedo alleggerita dal corpo, sì, vedo solo la parte animica. Vedo proprio come se fossero andate via molte rughe, le rughe quasi che si erano formate quando lei pregava, sai, in maniera insistente, in maniera, Fervente. sì, sono andate via. Possiamo, ragazze, possiamo chiamare l'eterico che non c'è più di tutti gli alberi che non ci sono più. Morti, incendiati, morti di vecchiaia, morti di parassiti, morti. Sai che informazioni mi viene? Che è come se loro avessero lasciato una traccia, L'impronta. sì, e qualcuno l'ha lasciata in altri vegetali, qualcuno l'ha lasciata sul suolo, qualcuno l'ha lasciata nei fossili, diciamo, no? Come se intelligentemente non avessero fatto perdere le tracce di sé. Ma il legno che c'è a casa di Milena ha una di queste tracce. Il legno che serve per la struttura delle case. È vivo? Certo. Sì. Ha un eterico attivo? Sì, secondo me sì, è come se creasse, come se il legno creasse la casa, nel senso stabilizzasse la struttura della casa, ecco. E perché alcune travi, come si faceva una volta, tagliate esclusivamente da un albero vivo durante la luna, credo, giusta, non ricordo se piena o nera, non si tarlava mai, altrimenti è sottoposto a tarlo, soggetto a tarla, a tarlazione, al tarlo, insomma, all'opera del tarlo. So, mi viene come se fosse un momento di incontro propizio tra le due energie, maschile e femminile, che per noi, per esempio, sono anima e spirito, ok? Quindi negli alberi in realtà abbiamo solo lo spirito e non l'anima, ma è come se ci fosse, non so dirti, una traccia di anima, non so, è difficile da spiegare. La luna sarebbe l'anima? Sì. E questo le dà come una vita eterna, no? Sì, io ho visto l'immagine che se durante, mi sembra luna crescente, è come se vivesse, cioè vedo come se il legno guarda la luna e risplende di vita, sorride, ok. Se invece in luna calante è quasi come se invece va verso il basso e pian piano si deperisce, ecco. Ok, abbiamo visto tutto, salutiamo la nonna, l'aborto e tutti i disincarnati, li chiudiamo, salutiamo nel portale Aureo, lo chiudiamo ed andiamo con Milena al cluster. Tutto questo che abbiamo visto e analizzato l'ha deciso lei, è presente sotto forma di contratti qui nel cluster. Lei vuole fare un salto, ecco perché si è sentita a casa di fronte alla prima nostra sessione vista su. Sul canale. Come vedete i contratti e come li elimina? Io li vedo come delle biglie di vetro. Ogni vita è una biglia. Come li elimina, Elena? Ha creato un,
se fosse, sai, gli scivoli ad acqua, diretto verso il portale definitivo che ha aperto, e tutte le biglie le fa scorrere lì dentro, rotolare dentro. Una visione simile, Monica. Ma ho visto una cosa un po' strana. Quando lei si è avvicinata al cluster, è come se fosse prevalsa l'immagine della sorella che proponeva tipo delle croci da Croce Rossina, ok? Perché credo che ci siano diversi contratti legati a questa sorella, ok? E però Milena invece è come se avesse preso consapevolezza che il cluster era suo, lo realizzava confacente a sé e quindi le ha trasformate in biglie. Via, via tutto. Sì. Potere creatore, primo passo per far coincidere la realtà con gli intenti. Il mondo eterico col mondo fisico. È belli, i suoi ad eternum sono verdi gialli. Tipo una fontana che parte dal pavimento di questa energia verde gialla e va verso l'alto. Perché alla fine, se ci pensi, una fontana per certi aspetti ricorda anche come si sviluppa un albero, no? Quindi ha la parte più stretta sotto e poi mano a mano, diciamo così, i rami possono sembrare, no? Lo sviluppo, no? Sì. Della Che fontana. torna verso terra. Sì, come un salice quasi, no? Quelli che arrivano a terra. Benissimo, ad eternum qua. Messo. Come l'ha messo? Sì, proprio partendo diciamo, dal pavimento e ha fatto partita questa energia verde gialla che fa tipo fontana così e prende tutto e poi si rigenera, quasi può formare un toroide. Un salice toroide. Il salice piangente, no? Tipo. Sì. In un colpo solo via l'avatar e anche lì un salice toroide. Anche quello era legato un po' all'assistenza, agli ospedali. Cioè, come lo vedevi? Croce Rossino. Un po' sì. Che rimanda agli ospedali. Benissimo, l'ha fatto anche qui, l'ha detto. Elena, messaggio finale di Milena a se stessa, poi vediamo i valori. Tu sei in cima alla fontana che fluttui con questa energia potentissima. Tu puoi creare tutto, non ci sono più ostacoli. Non c'erano neanche prima, ma ora sei consapevole. Ricordati che se trovi delle scuse, sono le interferenze che cercano di tornare. Monica. Sono nel posto giusto per la mia massima realizzazione. Me lo scriverò sul mio diario, sul mio quaderno. Mi mostra tipo come se ci fosse questa specie di diario quaderno in cui lei scrive un po' anche le sue gite che ha fatto, le sue passeggiate, quello che ha visto, quello che ha vissuto, eccetera. Ed è come se lei integrasse le due cose, quello che sono le sue camminate, le sue passeggiate in natura, rispetto a questa presa di consapevolezza. Ogni volta che va a passeggiare è come se questa certezza di poter essere la creatrice assoluta si consolida sempre di più e poi tutto questo lo trascrive in questo quaderno. Nuova vibrazione, Monica. Nuova
720. Però, Elena? 580, 580. Consapevolezza. 200. Sì, 213. PS. 67. Esattamente. Vite. 1004. 1260. Cervello. 10 e mezzo. 10.2. Uguale. Wow. Molto molto bene. Immagine finale. Allora, lei che utilizza le sue capacità che derivano dall'energia degli alberi, mi viene da dire, cioè come se da lei uscisse quella vibrazione che gli alberi hanno portato prima nel cinema, ok, uscisse dai suoi polpastrelli, ok, e va e lo utilizza con le persone con cui lavora. Monica. La vedo su un altipiano che guarda tutto in basso, la vegetazione, le case in lontananza e lei si sente davvero Dio, si sente la creatrice assoluta. Entrambe, la PS è ancora un frattale. Allora, i cerchi che faceva prima con una linea, adesso li fa, sono sempre cerchi, ma le linee sono fatte da infiniti frattali, quindi è come se fosse una sfera, a forma, un frattale tridimensionale fatto da infiniti frattali. Monica. Sto proprio per dire questo, nel senso che rimane sempre questo concetto del frattale, ma proprio quasi in un'ottica multidimensionale, più espansa. Abbiamo finito. Disconnettetevi da tutto e tutti e noi torniamo.